Ok ragazzi, ecco qui il vostro Diabotex è tornato in compagnia dei miei due gattini che ho preso da pochi giorni, lui è Tigrotto e lui è Musetto, Musetto è Tigrotto perché per la mia gatta femmina insomma ho dovuto prendere due gatti se no sento la mancanza dell'altro, però per adesso dai passiamo all'unboxing dell'Ombra di Mordor per PlayStation 4 ragazzi, mentre qui i gatti mangiano. Facciamo questo unboxing in grande stile. Sì, se non fanno un bordello. Se non fanno un bordello. Questa qui è la versione Day One Edition del GameStop, ragazzi. Ve lo dico. Questa è la Day One Edition. Sì, Tigrotto, Musetto. Sono tutte e due qui, eccoli qua. E buttiamo una carta per terra. Ecco qui, ragazzi, l'ombra di Mordor. Sfiliamo. E qui in rilievo. È in rilievo, ragazzi. Guardate qui che bello. Passiamo subito ad aprire, ci sarà il gioco? Chi lo sa? C'è sì, c'è sì. Vabbè, qui sono dei codici per scaricare il costume da capitano e robe varie. Altro codice per il Ranger Oscuro, sempre esclusivo a GameStop questo ragazzi, credo, non voglio dire stupidaggini. Poi qui c'è, vabbè, edizione Legione, vabbè, un altro codice comprende da scaricare. Poi manuale di istruzioni che poco ce ne facciamo. Vabbè, in bianco e nero giustamente. Ecco qui i gatti mangiano nel frattempo. E qui ragazzi c'è il disco dell'ombra di Mordor, eccolo qui. Poi faremo anche l'incontro ravvicinato, non con i gatti ma con il gioco. Ecco il disco dell'ombra di Mordor, PlayStation 4 e vi faccio vedere la cover. Eccola qui. Quindi ragazzi, questo qui è stato l'unboxing dell'Ombra di Mordor per PlayStation 4 dal vostro Diablotex, mentre qui il gatto mangia, lui è Musetto. E quindi va bene così, ci vedremo subito per l'incontro ravvicinato. Ciao a tutti al vostro Diablotex. Ok ragazzi, partiamo subito con l'incontro ravvicinato per quanto riguarda l'Ombra di Mordor. Ecco qui, questo qui è l'edizione di GameStop, la Day One Edition. Eccolo qua, questo qui è cofanetto, cioè cofanetto, custodia in metallo in rilievo, perché qui esce fuori, se è in rilievo, insomma, come è fatto, sia avanti che dietro, come potete vedere. Apriamo e vedete qui come sono i solchi per far capire che è in rilievo, insomma. Ecco qui l'ombra di Mordor per PlayStation 4. Il gioco esce il 3 ottobre, però il GameStop ha rotto il Day One, oggi che è 1 ottobre, quindi ragazzi è andata benissimo, direi, 2 giorni d'anticipo. Va bene così, poi ci sono i vari codici. Ecco qui, questo qui è per l'edizione Legione. Eccolo qua. Poi qui c'è il Ranger Oscuro, un altro codice. E qui c'è la runa della lama nascosta e il costume capitano della guardia per protagonista. E vabbè, qui manuale di istruzioni. Sono 3-4 pagine, quindi questo è tutto il contenuto dell'Ombra di Mordor per PlayStation 4, Day One Edition del GameStop. Quindi ragazzi, domattina potete andare tranquillamente al GameStop, per chi non lo sa, perché il Day One è stato rotto oggi, 1 ottobre. Un saluto dal vostro Diablotex e godetevi questo unboxing. Ciao a tutti!